Buonasera a tutti. Questa live di parlottamento con James, che è stato gentilissimo oggi qui con me, ci tiene compagnia per questa mezz'ora, oretta, insomma, adesso vediamo un po', non ci limitiamo. Mm-hmm. E oggi si parla di GDR. E, vabbè, tanto allora, grazie mille per la disponibilità. Grazie a te per la piattaforma che ci disponi, anche se qua sembra che sto letteralmente in un'astronave, perché se sentite qualche rumore in sottofondo è il ventilatore, che esatto. Sembra che, come diceva prima Eleonora, sembra che sto partendo per lo spazio. Adesso non si sente più però. Adesso no, per fortuna. Saluto John, saluto Danny, saluto tutte le persone che si stanno collegando e tutte le persone che vedranno questa live in differita eventualmente. Ciao a tutti. Dunque, oggi non sarà una live intervista, appunto, sarà una live scambio di opinioni, quindi se avete delle domande, se avete dei suggerimenti, interrompeteci pure tranquillamente, perché tanto siamo veramente qui per far passare questa oretta. Come state? Bene, John, bene. Bene, bene, accaldati, ma bene. Bene, esatto, esatto. Quindi, io direi che partiamo con una lista di GDR che ci siamo fatti. Vuoi iniziare tu? Facciamo GDR, non lo so, dimmi tu, da cosa vuoi partire? Allora, allora io personalmente, quando mi hai detto appunto facciamo questa chiacchierata sul GDR, mi sono posto il problema del ma tu ti ricordi tutti i giochi che hai fatto? No. Allora, da... Allora sono andato a spulciare, poi ovviamente come sempre io faccio gli schemi per le cose, e mi sono fatto lo schema di tutti i giochi, adesso in controluce non si vede niente, però fa niente, lo schema di tutti i giochi che bene o male ho giocato, oppure gli ultimi sono quelli che in teoria ci avrò che fare a breve. Ok. Quindi non so, se vuoi partire te, che il mio elenco è lunghino, quindi se allora... ti sei preparato uno più short... Sì, guarda, tu cos'è che hai? Hai tutta la cosa fatta bene, schematizzata, giusta? Sì, 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 ovviamente. Guarda il mio. E questo foglietto della carta igienica. No, allora, questo lo prendo, tra l'altro, piccolo inserto, come una piccola rivincita, perché di solito, guardando te, è come... non so se hai presente l'intervista che ha fatto Stephen King a George Martin... Ah, sì, ok, sì. E c'era George Martin che diceva che mentre Stephen King diceva sì sì, io faccio 6 pagine al giorno, 6 pagine complete, assolute, vero, eccetera, così, vero. E Martin che gli rispondeva: guarda, io faccio tipo una pagina al giorno, la butto via, mi chiedo se sto facendo il lavoro giusto e poi vado a mangiarmi un gelato. E tipo io mi sento così ogni volta che vedo i tuoi post, mille cose, mille lavori assoluti, e io che sono qua che correggo il mio fantasy ancora. No, allora mi so organizzare, però effettivamente è una cosa che ho buttato giù proprio alla veloce, mentre pensavo un po' che cosa, vari argomenti che sì, questa live. Però c'è un mio amico, che è Alessio, che penso che magari ci seguirà o comparirà dopo, che di solito fa questo ragionamento con Warhammer 40.000. Mm-hmm. Cioè, lui prepara delle liste, cioè ci sono tutti un gruppo di persone che fanno delle liste bellissime al computer, preparatissime, la pensano mesi prima per il famigerato Golden Jesus, che è una competizione che faccio ogni Natale a casa mia, dove mettiamo Gesù bambino in mezzo al tavolo e tutti bisogna contenderselo. Ma sto male. Di Warhammer, intendo. E quindi ognuno si accapara, esatto, un alien Jay sanguinario, insomma tutti arrivano lì belli preparati. Alessio arriva con questo foglietto, sono tipo 3.000 punti, quindi sono questo foglietto scritto in matita male, e vince sempre. Sempre. Rispetto, assoluto rispetto. Quindi, ecco, funziona così. Sì, è vero, un po' sì. Sì, beh. Direi che chiunque la veda nel lavoro che fa sui social, eccetera, non possa che dire la stessa cosa. Mamma mia. Cosa sono? I CRPG contano? Aiuto. Cos'è il CPRG? Magari non conosco la sigla. No, non la conosco neanche io, effettivamente. CRPG? No, CRPG no. Stasera ci facciamo un po' di cultura, ma va, Marco. Figurati. Speriamo. Allora, tanto che aspettiamo cosa sono i CRPG, se qualcuno lo sa magari lo scrive.
Io partirei da una lista. Iniziamo. Toh, guarda. Vai. L'ex Arcana, che è quello che ho giocato. Ok. L'ex Arcana io lo consiglio davvero tanto. Anzi, guarda. Faccio una cosa e lo prendo da qui. Eccolo lì. Che è questo. Mm-hmm. Sì, conosco. Ecco, l'hai mai giocato? L'ho giocato un paio di volte. Sì. Una delle quali ho fatto il quick starter, quello con quello delle sabbie del, non mi ricordo come si chiama, quello che vendono, cioè che danno a Need Games, con il manuale base. Sì. Abbiamo giocato quello, però ammetto che nonostante l'ambientazione mi piaccia, ho trovato poco performante il sistema di combattimento, cioè non mi ci sono ritrovato molto, quindi quello ha un po' influito sul mio giudizio sul gioco, però cioè, in generale la lore mi piace, questa via di mezzo tra il primo rinascimento e invece l'impero romano, proprio duro e puro con la magia. Esatto. Mi è piaciuto molto. Mi piace perché ti crei un party che ha un... hanno tutti dei ruoli, cioè non è un party troppo cacciarone, ma veramente ognuno ha il suo ruolo. Noi eravamo in quattro a giocarlo. Mm-hmm. Io però non masteravo. E mi piace tanto l'ambientazione, i mostri, tutta la mitologia che c'è dietro. Poi in realtà il master è stato molto bravo perché ha creato veramente la storia tutta lui, cioè non ha preso dal manuale, ha veramente inventato, però è uno che è anche molto esperto di Grecia, antica Roma, anche molto, molto bello per questo motivo. E per rispondere a Daniele, l'ex Arcana, che edizione è arrivato? Io mi ricordo quando ero al liceo dei profondissimi anni 90. Sai che io non so a che edizione sia arrivato, questo è... perché io ho giocato sempre, cioè io praticamente l'ho conosciuto grazie a questa edizione qua, che è la nuova. Sì, esatto. Sapevo che c'era un'edizione prima, ma non l'avevo mai giocata. Quindi... non so neanche io che edizione sia, so che cioè, l'hanno preso proprio come un punto di rifacimento della saga, quanto capito, cioè che hanno proprio rifatto un po' le regole, rifatto un po' la lore, eccetera. Esatto. Poi è anche un manuale molto bello perché è spesso, ma non troppo, le mappe, ha delle mappe che servono durante il gioco, e poi in realtà io l'ho trovato molto, molto snello, anche il sistema di combattimento a me non mi dispiace, però vedi che c'è Danny che ti dà ragione e ti dice che anche a me il sistema di combattimento di Lex Arcana non piace tantissimo, perché si può taroccare facilmente con azioni poco realistiche. È vero, sì, perché c'è la storia del combattimento che puoi aggiungere, cioè poi se ritardi aggiungi dei dadi, giusto? Esatto. E poi c'è anche il fatto, mi sembra, allora io l'ho giocato una volta sola, quindi comunque, cioè un paio di volte, quindi comunque non mi ricordo tutto bene, però mi ricordo che c'era l'attacco a distanza, che era una roba particolarmente più forte rispetto all'attacco in mischi, eccetera, quindi questo... Sì. Però diciamo che veramente è tra uno dei giochi che più gioco volentieri. Non saprei masterarlo, perché secondo me devi sentire bene la lore. Esatto. Non saprei masterarlo, ma giocarlo lo gioco sempre con tanto piacere. E secondo me è adatto per i party non molto numerosi. Ok, non sì, è vero, sì, è vero, è vero, è vero. Diventa una cosa estremamente dispersiva. Ma posso dire opinione mia, secondo me i giochi di ruolo, tranne dei casi particolari, non sono fatti per dei grandi gruppi, a meno che non hai un master che ha una preparazione apposita per gestire dei grandi gruppi, perché si rischia sempre di non dare peso a nessuno per non darlo di più a qualcuno. Certo. Nella narrazione, il master, eccetera. Quindi secondo me i gruppetti, cioè il classico 4-5 persone, master compreso, sono sempre i party migliori, secondo me. Vero, è vero. Guarda che Sabino ci ha risposto e dice giochi di ruolo per PC, CRPG. Ok, capito. Non ne gioco tantissimi. Neanch'io. No, perché cioè, io poi col gaming a PC io preferisco molto le avventure grafiche, le cose...
proprio chiuse in sé, tipo Inside, Limbo, Little Nightmares, eccetera, che raccontano una storia, però che non si perdono nel gameplay. Esatto, esatto. E quindi direi che il primo gioco che mi sento di nominare in questo confessionale delle 18:41 è Alex Arcana. Alex Arcana. Va bene, allora io passo al prossimo, visto che siamo qua, e ne cito uno che sto utilizzando al momento, che è Vampiri la Masquerade. Bello, ce l'avevo anch'io in lista quello, Mannaggia. Questo è, allora, la mia conoscenza di vampiri è iniziata in realtà con la campagna che hanno fatto il gruppo di Intel di vampiri che si chiamava Augusta Sanguinorum, sì, che ho seguito con molto piacere e mi ha proprio preso la lore e mi sono andato a recuperare il manuale, eccetera, eccetera. E sono rimasto ancora adesso veramente stupito da quello che è questo manuale. A parte per la parte grafica, le illustrazioni che sono dei pezzi d'arte, cioè sono proprio belli, ci sono tutte le illustrazioni dei vari clan, di come si vestono i membri del clan, eccetera. Che poi si alternano alle fotografie, mi sembra. Esatto, sì. Cioè, a me è piaciuta molto questa cosa. Poi anche l'inizio... artwork e foto. Esatto, poi tipo l'inizio del manuale è una lettera aperta di Mina Harker verso un nuovo vampiro che saresti tu, ovviamente, che spiega molto molto in sintesi la lore che andrai a leggere poi nel manuale e che sì, cioè è proprio un tocco d'arte stupendo, proprio bello. E hai giocato di già? Purtroppo questo l'ho solo masterato. Dico purtroppo perché io preferisco sempre farlo da giocatore, un gioco. Io non ho il mood del master. Ah, ok. Però comunque, secondo me, tutto quanto va provato sia da una parte che dall'altra. Però in questo caso ero così, cioè volevo giocare così tanto che mi è venuta piuttosto da scriverlo e fare il master pur di giocarci. Ok, E quindi adesso sto scrivendo un'avventura, perché l'altra l'avevo fatta partendo da una già scritta, invece questa voglio scriverla da zero. E niente, mi piace proprio il fatto che abbiano ambientato così tanto un gioco di ruolo nel mondo reale. Cioè l'immersività di vampiri è proprio il fatto che tutto va a giustificare questa lore come se dovesse immergersi nel mondo reale, e te lo rende proprio credibile. Cioè ci giochi dandogli quel mood di ok, questa cosa potrebbe succedere in una grande città o in una fogna aperto, eccetera. E quindi sì, Vampiri è super, cioè lo consiglio veramente a tutti, soprattutto quest'ultima edizione, perché io ho guardato anche il manuale dell'altra, molto bello anche questo, però non lo so, questa forse sarà il fatto che ci ho avuto che fare per primo, però mi ha preso fin da subito al massimo. Guarda, c'è Dani che ci chiede, domanda classica, i vostri clan preferiti in Vampiri? Questa è dura. Ce li ho. Allora, sull'onda dell'entusiasmo dico i Bruja. Ok. Però mi sento molto vicino ai Nosferatu. Ah, ok. Perché sono il clan più umano. Del Sabbath, invece? No, il Sabbath non ho ancora letto i manuali d'ambientazione. Cioè, per ora mi sono tenuto sul base e piano piano devo recuperare. Anche gli anarchici mi mancano, quindi anche lì non voglio... sbilanciarmi su qualcosa che ancora non conosco bene. Ok. Io dico preferito Camarilla Tremere. Ok. Tremere o Ventru. E del Sabbath assolutamente Tsimishe. Subito. Che sono bravi, tu non li conosci, ma quando leggerai la lore capirai che sono i buoni dell'ambientazione. Mi sembra un po' impositiva questa frase, però lo accetto. No, fidati. però è proprio vero, cioè nel senso hanno studiato così bene i clan, le cose eccetera, che sembra, da un certo punto di vista, dico una mezza bestemmia, però sembra di leggere l'oroscopo.
Cioè l'oroscopo che ti dà una direzione delle cose, della, dei tratti del carattere che sono un po' generici, che però si fanno bene sulla persona, cioè si attaccano bene al personaggio. Sì, e quindi quello sì. Poi tra l'altro mi è venuta in mente la piccola citazione del manuale precedente che aveva i pensieri dei vari clan sugli altri clan. Mm-hmm. È vero, è bellissima quella cosa. Se non sbaglio, sui Tremere dicevano è come se avessero vampirizzato dei giocatori di D&D o una cosa del genere, se non sbaglio. E che è vero, effettivamente, per i Tremere. No, 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 sono tutte brave persone. I clan che ho detto prima sono tutte brave persone. Umili. Salutavano sempre. Esatto. Qui John ci dice che lui in realtà scrive, è uno scrittore di GDR, se ho capito bene, e ha scritto Ark, che è un epic. Ho capito bene, John? Dici dove possiamo trovarlo allora? Se l'hai già pubblicato o se sarà in fase di... insomma, se vorrai pubblicarlo, se hai già qualche idea. Poi io andrei avanti con... Vai avanti tu. Che vampiri vado avanti io? Sì. Va bene. Sì, allora, sì. Il prossimo che volevo citare è sicuramente... Prima di D&D dico Seven Seas. Okay. Perché Seven Seas l'ho conosciuto, tra l'altro, l'anno scorso, perché abbiamo iniziato una campagna, io ho un master classico che tra l'altro ho ospitato sul mio canale, che ha praticamente masterato anche più di metà di quello che sentirai questa sera. Okay. E lui ci ha detto, a me, lui è molto appassionato di Seven Seas, e ci ha detto iniziamo una campagnina su Seven Seas, vediamo come va. La campagna è durata 8 mesi ed è riuscita a finire. Porca miseria. Ed è riuscita a finire, questa è una roba stupenda, e il mio personaggio mi è piaciuto molto come si è evoluto durante il tempo, eccetera, e anche la fine che ha fatto, povero Amon. Sai che lo conosco poco, l'ho sempre sentito parlare bene in realtà, tutti dicono no, bellissimo, però non ho ancora trovato qualcuno che me lo masteri. Quello è bello da giocare secondo me, quello è proprio bello. Tra l'altro, sai che il master, cioè Nicolò, il master che ho io, l'hai anche conosciuto, perché quando ci siamo beccati a Modena... Ah, ho capito, sì. Era il ragazzo con gli occhiali, ecco sì, è lui. Ok. Lui ce l'ha masterata proprio bene, è stata proprio bella, una bella campagnina, proprio carina. Ma è a tema, adesso magari dico uno sfondone, ma è a tema piratesco oppure no? Allora... nel senso, in teoria da adito a, però non è basata sui pirati, cioè è proprio una campagna, cioè, un gioco di ruolo, un'ambientazione che costruisce proprio un mondo che è l'Europa, ma come se fosse cappa e spada. Proprio ci sono i vari continenti, paesi, eccetera, e ognuno ha la sua lore e ha la sua magia, cioè ogni posto ha la sua magia diversa. Ok. Quindi sì, è un po' piratesco, però tutto sommato noi non abbiamo giocato pirati, quindi si presta molto bene anche a non essere... Assassin's Creed o Rogue, come Black Flag. Ok. E va bene anche per delle campagne abbastanza lunghe, comunque 8 mesi. Sì. Cioè, e tra l'altro noi in realtà non era nata con l'idea di fare una campagna lunga, perché di solito noi facciamo sempre la dichiarazione di intenti, eccetera. È proprio nata così, ho detto vabbè, vi voglio far vedere Seven Seas. E letteralmente è stata una campagna in cui i nostri personaggi hanno girato per tutto il mondo di Seven Seas, perché proprio lui ama alla follia questo Amatea, che è proprio il continente di Seven Seas, e quindi ce lo voleva far vedere il più possibile. E bello. Quindi abbiamo viaggiato come non mai. Bellissimo. Sì. Seven Seas consigliatissimo, anche se, vabbè, chiunque pratica di GDR, secondo me, lo sente molto in fretta, Seven Seas. Sì. È proprio uno dei must. Allora, io andrei avanti. Tu dopo vuoi parlare di D&D? Sì, anche. Però è un discorso così grande che ho un po' paura ad affrontarlo, perché è proprio...
il grosso, esatto. Ma cioè... è stato il primo GDR che hai giocato? No, non è stato il primo che ho giocato. Il primo che ho giocato, stranamente, è un GDR molto dimenticabile, in realtà, che è la versione di 20 System di Star Wars. Ah, sì, ho presente. E non lo giudico un gran gioco in quanto tale, cioè non ha niente di memorabile, diciamo. Sì. Però, diciamo che a parte che mi ha introdotto nel mondo di GDR, è stato il mio primo gioco, eccetera, e mi ha anche in realtà introdotto a un concetto più profondo di lore, cioè, mi spiego, io fin da bambino, cioè Star Wars l'ho visto letteralmente fin da piccolo, cioè avevo avuto 4-5 anni quando ho visto il primo film, e crescendo comunque l'ho rivisto milioni di volte, tutte le varie trilogie che sono arrivate, però è stato da quando ho iniziato a giocarlo, e a leggiucchiarmi il manuale, eccetera, che mi sono accorto che c'era un sacco di cose che non sapevo e che venivano dette un po' sottotono nei film, tipo i Botan. Cosa sono i Botan? Perché vengono nominati nel Ritorno dello Jedi, che sono quelli che sono riusciti a rubare i piani della Morte Nera. Esatto. E fino a lì... Esatto, ma non viene, penso, neanche mostrato. E lì, nel manuale, mi diceva, ok, questi sono i Botan, loro hanno queste caratteristiche, queste cose, e lì ho iniziato veramente a masticare di più una delle mie passioni di Star Wars, cioè proprio andando proprio fino in fondo nella lore, scavando, eccetera, eccetera. E mi ricordo ancora con affetto il mio personaggio, che era un Jedi, Zabrak. Che Zabrak è la, per chi non lo sapesse, è la razza di Darth Maul. Sì, sì, e sì. Quindi mi piaceva molto questo Jedi, perché la nostra campagna sono era... Sono molto battaglieri, tra l'altro, sono molto combattivi, se mi ricordo bene, molto fisici. Assolutamente. Agili. Beh, insomma, Darth Maul, ecco. Esatto, esatto. E sì, infatti il mio personaggio era proprio... Era un personaggio molto orgoglioso perché voleva cancellare l'idea che gli Zabrak fossero Darth Maul. Sì. Perché ovviamente con un Sith tra di loro, anzi uno dei Sith più famosi dell'universo di Star Wars, voleva un po' redimersi. Certo. Bene, no, sono contenta che non ho iniziato con D&D, perché neanche io ho iniziato con D&D. Mm-hmm. Quindi io ho iniziato con Sine Requie. Ah, ok. Quindi sono partita bene, sono morta praticamente quasi subito, anche se in realtà devo spezzare una lancia in favore di Sine Requie. Io tendo sempre a essere, cioè a fare dei personaggi che durino il più possibile, ma questo anche in Vampiri, nel senso che mi affeziono ai personaggi, cerco sempre di, a meno che proprio non è un personaggio estremamente masochista che deve andare... a giocare nella maniera più realistica possibile, in modo tale da non fare delle cretinate che mi portano è uno dei modi migliori per giocare a vampiri. Esatto. Letteralmente. Infatti, in vampiri io avevo fatto, l'ho conosciuto grazie al gioco di ruolo live. Ah. Cioè a Pavia c'era una cronaca di vampiri che è durata 10 anni. Dove effettivamente, io non ho giocato tutti i 10 anni ovviamente, certo, immagino. 4 anni circa, e praticamente ho giocato solo due personaggi, ma che sono durati tanto, cioè nel senso, non sono mai morti, cioè c'era una mortalità molto alta comunque, sono morti, uno se n'è andato e l'altro pure, cioè nel senso, cioè uno se n'è andato e l'altro ha combattuto, però non sono mai state morti. Tipo cacciato di sangue, sai che nei principati il principe può dire metterti una non una taglia, un può si può dire cacciato di sangue? Sì. Cioè la caccia di sangue è sostanzialmente una condanna a morte di chiunque può compierla. Esatto. Banalmente ci sono anche gli anarchici possono partecipare. Quindi esatto. È proprio un ok, lui levatemelo dai piedi. Esatto. Punto.
Quindi no, devo dire che cerco di fare questo. In Sinereco è molto difficile perché ci sono i tarocchi, questa cosa mi è sempre piaciuta tantissimo, perché si differenzia un po' dagli altri giochi dove ci sono i tiri di dado, quindi di 20, di 100, di 6, quello che ti pare, però insomma okay. Qua è differente già come setting. E mi piace molto perché è molto realistico, nel senso che è vero che si tratta di... un'ambientazione di fantasia, però comunque bisogna giocarlo, almeno a me piace giocarlo, nel modo più realistico possibile. Sì, nel concordo. Senso, con una buona atmosfera, tutti molto, molto seri al tavolo, nel senso che tutti devono essere ben presenti, bisogna fare sempre molta attenzione. Quindi mi è sempre piaciuto tanto, soprattutto il Reich. Anche se in realtà ho Sinereco l'ho giocato davvero pochissimo, porca di quella miseria, l'ho sempre di più masterato, ho sempre fatto di più da cartomante, e l'ambientazione che mi piace di più cartomanticizzare ok, è il Sanctum. Ah ok, Sanctum, ok. Sì. Sì, perché mi piace, cioè in realtà mi piace tutto del Sanctum. E tutta la faccenda dei borghi italiani, ci si può appoggiare molto anche alla realtà, quindi andando i giusti dati storici ti possono anche aiutare a formare una campagna breve o lunga, insomma, che piace ai giocatori. Allora, io non l'ho mai giocato Sinerequie. So qualcosa della lore, ma non mi sono mai messo effettivamente ad approfondire bene, sì. Però mi sembra uno di quei giochi che rende bene perché non può essere fatto alla leggera, sì, ma sì, deve avere una preparazione forte alla base, perché così lo rende ancora più interessante. Esatto. E devo dire che io ho fatto due campagne, diciamo, storiche che mi hanno proprio fatto amare, una con lo stesso gruppo di gioco, tra l'altro, che sono durate 2 anni, un anno e un anno. Ok. Un anno con i Templari e un anno con l'Inquisizione. Oh. E l'Inquisizione doveva indagare su delle cose che avevano fatto il gruppo precedente di Templari che non era andato bene. Cioè, quindi dovevano indagare su certe cose che ovviamente loro non sapevano. Quindi scriverlo è stato davvero difficile, anche perché ho un gruppo di gioco che effettivamente è molto puntiglioso. E però ho una gran fortuna che giocano, cioè nel senso loro si mettono, certo, e la vivono proprio intensamente, diciamo. È una gran fortuna per il master, per il master, certo, per la cartomante, per eccetera, sì, eccetera. Certo. No, ci sta, anche perché tra l'altro io adoro quando tipo nella letteratura ci sono dei libri che citano altri libri che non c'entrano niente. Io adoro queste cose, quando ci sono le piccole citazioni, sì, varie, eccetera. Cioè, banalmente, sì, il fatto di un esempio classico. Nella Divina Commedia viene citato il magari Cerbero e il fatto che nella mitologia cristiana si dice che l'inferno è crollato perché è passato Gesù, eccetera. Sì. Tutte queste cose di riferimenti questi link incredibili sono bellissimi da cogliere. È vero, è vero. Quindi questo è un altro GDR che ho nel cuoricino. Un must have. Piccolo e arido, ma c'è anche lui. certo. Io vorrei parlare di un diverso tipo di GDR, ovvero quelli narrativi, con cui ho iniziato ad avere a che fare quest'anno e che sono molto nelle mie corde. Okay. Cioè, io ho fatto queste sessioni di... abbiamo fatto questi due giochi che vorrei accorpare proprio perché sono proprio narrativi al quasi 100%, e sono uno che so che hai giocato anche tu, che è Alice is Missing. No, oh, bellissimo. Alice is Missing. E l'altro che non so se conosci o se hai già fatto, che si chiama Ten Candles. No. Ok. Lo conosco, ma non l'ho fatto. Ok. Perché io ho iniziato con Ten Candles, che è stato fatto assolutamente a caso, nel senso, cioè, il nostro master ci ha detto, vi faccio io una one shot di una cosa, non dovete preparare niente, però voglio serietà, non... cioè, ci ha detto addirittura per il tempo in che, come si dice, per il tempo di gioco, per esempio,
non si va in bagno, non si tocca il cellulare né niente, perché dovete essere proprio assolutamente buttati dentro nella storia e non dovete uscirne in mezzo, perché proprio rovina il mood di tutto quanto. Ed è stato veramente così, perché Ten Candles... Ora, non so quanto dire, perché è proprio un'esperienza forte, e secondo me più dettagli dai, più togli a quello che uno poi si trova davanti. Sì. Io consiglio proprio di giocarlo come un'esperienza di una sera, perché non dura più di 3 ore, penso. Ok. Come Alice is Mixing è più corto, se non sbaglio dura 90 minuti. Sì, io mi ricordo che l'abbiamo montato in 2 sere, perché una sera per capire il regolamento, che in realtà è semplicissimo, era giusto per fare i personaggi più che capire il regolamento, a dir la verità, e l'altra sera l'abbiamo giocato. Sì, 90 minuti. Eh sì, perché c'è proprio il timer che puoi usare, che ti manda... Voi avete fatto YouTube. Esatto. Che tra l'altro... Con le musiche esatto, che cambiano. Tra l'altro posso dire che quelle musiche, cioè, secondo me sono perfette per il gioco. Cioè, a me hanno aiutato tantissimo a immedesimarmi nella cosa, eccetera. L'ho sentito proprio vicino. Che tra l'altro io, non è uno spoiler sul gioco né niente, però ero il fratello di Alice. Ah, ok. Quindi, io ero la ragazza. Ecco, quindi c'è capito che... La storia che ha all'inizio, anche qua non è uno spoiler, la storia che all'inizio c'è una ragazza che è scomparsa, ci sono delle vibes molto alla Twin Peaks, ma anche alla Life is Strange. Sì, assolutamente. Okay. Assolutamente. Il fatto che tu all'inizio debba lasciare un messaggio che poi a fine giocata ascolterai un audio... Non voglio entrare troppo nei particolari, però è così, è una cosa che spezza... mi viene da piangere, è tremenda. È vero. Un messaggio, un vocale a questa ragazza che non sai che è scomparsa all'inizio, dicendo semplicemente ci vediamo. L'ultimo messaggio che le hai mandato, prima di sapere della sua scomparsa, e il fratello, la ragazza, un altro, sono tutti messaggi molto, nella loro semplicità, molto toccanti. Anche se è una cretinata, non è che devi dirle chissà che... Anzi, deve essere proprio una cosa di tutti i giorni, cioè un vocale che manderesti a un'amica, un... No, è molto, molto bello, molto, molto è, bello. È bellissimo, cioè... Poi, allora, non è un entry level, quindi non è qualcosa che fai non appena ti approcci a GDR, perché comunque... No, è qualcosa che tira fuori, cioè che devi tirare fuori... attaccandoti proprio al tuo personaggio, cioè vivendolo appieno, costruendolo e temendo per lui, banalmente. Certo. Più forse, questo ancora più Ten Candles, che Ten Candles è letteralmente vita o morte. Vita o morte proprio. Sì, segnatelo e poi fammi sapere, perché secondo me... È proprio una di quelle esperienze che a chi piace giocare di ruolo deve fare almeno una volta. Certo. Forse non sono giochi che hanno una vitalità lunga, non sono molto rigiocati. E infatti, almeno Alice, io penso che o lo giochi con un altro gruppo, perché con lo stesso gruppo di amici di gioco... Ok, cambi i ruoli dei personaggi, però... Insomma, è bello. Cambia proprio il feeling che hai con la cosa. Sì. Che tra l'altro poi c'è quella figura del master, ok, che è molto particolare, cioè è molto diversa dagli altri giochi, perché fa un'opera di mediazione e basta. Cioè il suo contributo è minimo alla cosa. Quindi magari la giochi soltanto per leggerlo. Certo. Qui Danny ci dice di Star Wars, ritornando a quello che stavi dicendo prima, è molto bello il GDR vecchio, quello che si giocava con il D6, verissimo, roba degli anni 80-90, quello nuovo, col sistema di 20 non è male, ma non mi ha fatto tanto impazzire. Esatto, anche a me. Cioè, non dico che è brutto, prima magari l'ho un po' schifato, però non è che mi fa schifo, semplicemente non ha proprio nulla di particolare, cioè una versione di D&D per Star Wars, cioè per giocare a Star Wars, però con le regole di D&D, per non farne un sistema di regole nuovo. Esatto. Quindi,
qua abbiamo la domanda che apre il vaso. Prima di farla vorrei consigliare, l'ho detto prima, ma lo riconsiglio, Og, che non so dove possiate trovarlo, probabilmente solo scaricabile, ma è un gioco... Tu ci hai giocato? No, infatti me lo sto segnando. Dora, non ho idea di dove... Magari fine live lo cerco, lo metto nei commenti. Dove poterlo scaricare? È un gioco dove interpreti, sei nella preistoria. Ok. Interpreti i cavernicoli. Ah. È sulla falsa riga di Green Oak, nel senso che è un altro gioco. Green Oak è quello dove sei un vecchietto nella casa, sì, di riposo. Sì, 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 ce l'ho, ce l'ho. Belli da giocare una sera, da non fare campagne epiche da fino al 20° livello, ovviamente. Posso dire, noi abbiamo fatto una one shot di Green Oak, ovviamente, cioè sono tutte one shot, Green Oak non ti puoi fare una campagna. Certo. Però, allora... Dico solo che il nemico della campagna, il nemico principale, era Sandra Milo. Ok. Okay. Esatto, e il dottore primario, il primario di Green Oaks, appunto, era il dottor Sergio Antonio Tana. Perché? Perché è il dottor S.A. Tana. Madonna. Queste sono le idee del mio master che tira fuori queste cose che sono bellissime. Però ecco, no, recuperatevi, cioè nel senso, se volete fare adesso soprattutto che è estate e magari si vuole giusto staccare un po' la testa e la mente, giocare a qualcosa di molto easy, provatevi Og, dove avete una serie di parole e solo quelle parole da dire, basta. Ah, mamma mia. Tra cui una parola è verosimiglianza. Così, cioè, come? Però è così. E poi sì, assolutamente, anche Green Oaks da provare. Sì, per bello. Qui ti chiede Terror Target Gemini. Non conosco. Neanch'io. Ammetto che non lo conosco. Neanch'io, se può dire qualcosa di più, me lo segno, che magari ci vado, ci do un'occhiata. Come dice Daniele, giustamente, concettualmente è anche interessante con la limitazione del vocabolario. Sì, è vero. Sì, sì, assolutamente. Giocatelo. Vai, vuoi andare avanti tu? Sì. Perché avevi detto che c'è la domanda che apre il vaso di Pandora. La domanda che apre tutto, che è... D&D. Ok. Ultima frontiera. Che bello. Che esperienza hai? Cioè, quale classe ti è piaciuta? A me piace il Ranger. Anche per Star Wars di 20 mi piace tanto e sto cercando di farci qualcosa. Apriamo. Non, possiamo chiudere anche tra 5 minuti, esatto. Però apriamo parentesi di D&D. Allora, posso dire tra l'altro che penso che sia uno dei primi che sento dire a me piace il Ranger. Ah, è vero. Di solito è sempre super lasciato a morire in un angolo, tipo il druido, okay. Poverini. Ok. Aspetta, guarda, ce l'abbiamo. Il Terror Target Gemini è un gioco di ruolo italiano edito da Need Games, passato totalmente in sordina, è un OSR totalmente acido che reputo spettacolare e fumettosissimo. Grazie, Christopher. Lo compro. Cioè, okay. Lo prenderò. Lo compro. Bam. Lo compro. Ce l'ha per my money. No, me lo segno. No, quindi, stavi dicendo. Ok, allora, io mi sono approcciato a D&D non con D&D, ma con Pathfinder. Ah, ok. Perché Pathfinder è sostanzialmente la versione semplificata della 3.5. Perché quando sono arrivato c'era il Pathfinder della 3.5. Certo. E, tra l'altro sono partito con un Orco Ranger, quindi... Ok. Già lì, e poi è stato l'ultimo Ranger che ho fatto, però questo è un altro discorso. E poi sono passato alla 3.5, che mi è piaciuta tantissimo, fino a quando non ho scoperto che c'era fino a quando non è uscita la 5, ho scoperto la 5. Da allora mi sono accorto di... La 5 è snella. La 5 è snella e soprattutto c'è più spazio per il ruolo. Ok, è vero. Cioè, facendo del background, che è interessante, esatto. I fatti caratteriali, insomma. Cioè, la 3.5 c'erano letteralmente dei manuali fatti apposta per i talenti. Sì. Cioè, io non posso leggere 60 libri per fare un personaggio. Sì. Con tutto il bene che posso volere alla 3.5, però no. Sì.
E trovo che la quinta edizione sia molto più, appunto, come dicevi tu, più snella, più giocabile, più forse anche è anche il merito della quinta è anche che è per tutti, cioè è molto meno complicata e quindi già D&D è uno dei quei giochi proprio entry level che dicevamo prima. E sì, poi dopo abbiamo avuto appunto questa cosa che ha aiutato le persone nuove ad entrare. Sì. E poi mi è stato chiesto qual era la classe preferita, sì, giusto? Sì, 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 okay, giusto. Ed è un ex aequo per ora, perché da una parte c'è il ladro, dall'altra parte c'è il barbaro. Quindi proprio due strade completamente opposte. Il bardo? No, il ladro e il ladro e il barbaro. Il barbaro. Sì, 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 per sì, me, perché... Allora, devi sapere che i miei amici, i miei membri del party, il mio master, eccetera, mi perculano sempre perché di solito quando tiro fuori i ladri c'è qualcosa del detective. Sì. C'è sempre, sì, perché c'è sempre qualcosa del detective. Trovo, tra l'altro, adesso che mi hanno dato indagare come abilità, posso sfruttarlo veramente al massimo. Vero, E quindi i ladri da una parte... e rogue, perché ladri è la solita, certo, definizione un po' lacunosa, e dall'altra il barbaro, se c'ho voglia proprio di fare un personaggio, non dico ignorante, però che non ha bisogno di stare lì a fare di ruolo mentre parla con gli NPC, ma certo, ruolarmi il rapporto con gli altri e il rapporto con me stesso, diciamo. Vero, 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 vero. Ci ho giocato tanto a D&D. Facciamo sì, D&D, dai, mettiamoli, facciamo un'eresia e mettiamoli tutti insieme. D&D, sì, 3.5, 5, Pathfinder, annessi, connessi. Sì, sì, sì. Io ti dico solo che questo è un quadernone su cui tengo le schede dei personaggi che faccio, okay, ai vari giochi, le varie cose, eccetera. E almeno tre di questi sono solo per D&D. D&D, okay, 3.5, una di Pathfinder e una della quinta edizione. Ok, ok. Appunto, qui tutti bene o male stanno dicendo che hanno giocato a D&D, hanno provato anche la quarta, alcuni. Christopher ci dice poverino, che il bonus di competenza 4 skill e basta è molto deludente, secondo lui, in merito alla quinta edizione, però... È vero, però andava a limitare il fatto che nell'altra ci fossero 1000 punti da distribuire in 1000 abilità, invece qua ne hai di meno, però comunque sono più performanti, cioè ti costruisci più in piccolo il personaggio, certo, rispetto a prima. Certo. E per me D&D è il ladro, sono d'accordo, o lo stregone, o il barbo. Ecco, qualcosa allora, però sul caotico andante, perché il mago è molto bello, però come molti, come anche il chierico mi pare, devi prepararti al mattino, devi... Sei un po' stretta, diciamo, in queste sì, cose. Devo proprio scegliere, faccio sicuramente una classe magica e sicuramente qualcosa molto, molto sul caotico andante, ecco. Ecco, D&D mi è sempre piaciuto, però a un certo punto, negli ultimi 2 anni, ho scoperto che mi sono un po' stancato. Esatto. Mi sono un po' stancato perché, non tanto per, non per altro, però perché è un gioco totalizzante e ti limita da molti punti di vista. A parte il fattore dell'allineamento, che è un po' un meme nel mondo nerd, l'allineamento di D&D, che vengono fatte carte su qualsiasi cosa... Però è sempre come se, cioè, molti lo prendono come se fosse una cosa scolpita nella pietra che tu non puoi toccare e un legale buono non può fare un'azione malvagia perché è legale buono. Ed è limitante perché il mondo non è così, cioè nel senso, i mondi, qualsiasi mondo non è così. C'è sempre del grigio nelle cose. Esatto. Guarda, proprio per questo motivo è anche, a me è stancato, intendo, perché... non voglio fare l'eroe, cioè nel senso, esatto, giocando io mi sono un po' rotta le scatoline che faccio sempre l'eroe, c'è cioè il re, c'è cioè da salvare, c'è cioè da disfare, ma che palle, io vorrei voglio giocare qualcosa che esca un po' dal canone classico del viaggio dell'eroe, no?
cioè proprio fatto così, che è bellissimo, per carità, poi ognuno fa le proprie, cioè fa la sua storia, anche originali, per carità, però sì, sì, è sì, sempre sì. Dopo un po' che ci giochi ti viene a noia, ecco, o crei proprio una storia incredibile, meravigliosa, però a me già l'epicità a me non piace molto, cioè il giocare epico. Però a molti piace, altrimenti... No, 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 per carità, assolutamente. Cioè, nulla togliere, però una delle questioni è tipo il fatto, ci ragionavamo spesso con il mio gruppo di gioco, che tu non puoi fare un personaggio che non sappia combattere, per esempio. Sì, sì. Cioè, cioè magari sarà sotto buildato, eccetera, sarà proprio una merda, però comunque in mano una spada la sa tenere. Infatti. Che sia una spada, un pugnale o qualcosa, lo deve saper fare. Esatto. E cioè, io se voglio non posso fare un personaggio che ha deciso di essere pacifista nel mondo di D&D. No. E questa è una limitazione, cioè mi spiace che sia così, e infatti alla fine mi sono trovato un po' stretto. Poi c'è da dire che io ho abbastanza un'avversione per la magia nei giochi. L'ho detto, è così. Perché cioè, a me piacciono molto le ambientazioni di gioco low magic, cioè che hanno dei connotati magici, sì, ma che non sia la cosa principale, perché oggettivamente è la progressione che hanno i personaggi magici in D&D sì. Non ha il paragone con i melee. Cioè, se tu vai di melee, puoi fare delle sporcate varie ed eventuali, puoi fare delle robe simpatiche, però cioè quando c'è il mago che si divide in quattro e fa quattro palle di fuoco nel centro della stanza, sì, cioè ok, cosa ti devo dire, bravo. Sono d'accordo, cioè capisco bene, però ecco, sì, ecco. Questi sono i motivi per cui attualmente D&D e derivati passano un po' in secondo che piano. Poi, per carità, io sto anche per iniziare una campagnina di D&D. Tra l'altro faccio il mio primo personaggio malvagio, quindi già quello comunque mi prende un po', perché comunque io purtroppo gioco con dei power player a cui piace sfogliarsi, cioè dei membri del mio party che fa letteralmente 20 schede personaggio nella sua mente al giorno, perché si diverte. No, io una cosa che non sopporto. Anch'io. Io sono l'antitesi del power playerismo, che poi in realtà come faccio io ho sbagliato, perché dovrei bilanciare di più la scheda con il background, ma invece io spendo tanto tempo a pensare al personaggio, al background, le motivazioni che poi difficilmente, almeno noto in D&D, difficilmente si traducono in meccaniche. Cioè molti giocatori con cui ho giocato se questa cosa non ha un risvolto meccanico io non lo gioco. Esatto. Tipo il mago ti tira una sberla, anche una cazzata, e loro dico sì, però quanti danni mi ha fatto? Uno, vabbè, allora non fa niente. Ho capito, però certe volte... È il trasporto emotivo con cui viene fatto, che cambia i rapporti tra personaggi, eccetera. Cioè, no, sono d'accordissimo su sta cosa, perché è il problema... Cioè, banalmente il D&D è un wargame. Sì. Cioè, è un wargame con un po' di ruolo intorno, sostanzialmente. Cioè, è quello che... Sì, sì, sì. No, guarda, qui siamo d'accordo con che brutti power. E poi c'è un mega commentone che è Cypher System, nonché Numenera The Strange, lo conoscete? Nel caso, perché in Italia non ha un gran seguito, pur avendo un sistema divertente e malleabile nella creazione del PG, ma soprattutto perfetto per il master che non vuole fare il commercialista al tavolo. Allora, io ho sentito solo parlare di Numenera, però non so nell'effettivo di cosa si sta parlando, quindi ammetto la mia ignoranza. Esatto, quindi siamo l'incarnazione del tuo commento, cioè non ha un gran seguito. Non c'è arrivato. Guarda, non lo so il perché, lo scoprirò, tanto mi segno anche, abbiamo detto Numenera. Numenera, sì. In queste live è il pubblico che dovrebbe prendere appunti.
Ma live... sì, ma cioè, noi in realtà... svegliamo l'arcano, e noi in realtà facciamo queste live per imparare noi dei giochi esatto. nuovi o cose nuove da prendere, esatto. cioè non, che, non perché... Sì, sì, sì. Dimmi tu. Allora, io tirerei fuori Call of Cthulhu. Ah, beh sì, era un altro per dire. Che inizierò a giocare a settembre, a masterare. Sì? Sì. Ah, oh, interessante. Inizierò questo. A masterare a settembre. Molto bello, molto sì, bello. E anche lì, Call of Cthulhu, secondo me, ha un po' un problema, che ho notato l'ultima volta che ci ho giocato, ovvero, io adoro Lovecraft, mi piace molto la lore, anche, cioè, non solo il, ciò che è stato scritto da lui, ma ciò che ne è derivato, quindi sì. tutti i racconti ispirati a tutti i film, tutte le cose, eccetera. Come tu saprai, appunto, io ho una fascinazione per l'horror, quindi comunque sì, sì, molte, sì. molti di questi li ho già visti, li ho già cercati, eccetera. E poi sto notando invece che le sessioni di Cthulhu, noi io non ho mai fatto delle campagne a Cthulhu, okay. facciamo sempre delle one shot, perché secondo me dà il meglio di sé nelle one shot, okay, perché chiaro. È più concentrato, c'è cioè più ansia, eccetera. Chiaro. Se invece al massimo deve essere una campagna lunga, se è proprio una di quelle da indagine forte, con una sì, grossa sì. indagine sotto, però comunque cioè, fare da master e creare un'indagine che i PG portano avanti per tanto tempo non è facile. Vero. È proprio, vero, cioè, vero, devi vero. Essere proprio bravo a raccontare, bravo a immaginarti i vari risvolti della trama, eccetera. Vero. E, però appunto, io forse una delle migliori giocate che ho fatto è stata una one shot di Cthulhu ambientata nell'antica Roma. Però nelle sabbie d'Egitto, tipo, c'era questo piccolo contingente di legionari che era stato messo di stanza in Egitto e doveva andare a controllare un tempio. E io ti giuro, in una giocata di una sera, proprio anche il mio master ha detto che l'ha proprio programmata in pochissimo, messa giù, eccetera, è stata proprio una di quelle giocate che ti rimane addosso l'ansietta subito dopo, perché... Bello. Che bello, l'hai proprio così. Vissuto pieno, quindi... Bello così. E no, poi, no. vabbè, tra l'altro adesso prendo un attimo il manuale. Sì, bravo, perché io non ce l'ho qui. Mi sa che ce l'ho giù, ma qui non ce l'ho. Perché mi è stato regalato quello speciale. Ah, beh, sì, sì, molto bello. Super figo, super bello, con le pagine qua rosse. Sì. È proprio una di quelle cose che uno di quei giochi che si basa proprio sulla cioè la forza del racconto di Lovecraft è proprio l'ambientazione, quindi se vuoi giocare a Cthulhu devi saper descrivere bene i posti, le sensazioni, i rumori, eccetera, esatto, per giocarlo esatto, perché non si cioè almeno per quanto mi riguarda Cthulhu devi giocare molto sul non visto, sulla paura latente, sulla sensazione. Non puoi schiaffare. Cioè, per molti Cthulhu c'è cioè il mostrone. I tentacoli. Mm-hmm. Sì, okay, invece no. Simbolo, però in realtà no, in realtà se tutto va bene non vedi mai niente. Esatto, è la male, sensazione. Se tutto va male non vedi mai niente, però hai il sospetto che ci sia qualcosa, impazzisci. Ma il fatto è che se anche va male, cioè nel senso, se stai giocando a D&D e vedi un mostro, lo combatti. Esatto. Se sei in Cthulhu e vedi un mostro, è finita, cioè nel senso... Esatto. A prescindere finirai male, per cui... Esatto. Anzi, se muori penso che sia l'ipotesi migliore che ti possa succedere, cioè... Sono sempre giochi, cioè almeno quelli che piacciono a me, sono di solito giochi non leggerissimi. Ecco, esatto. Ad eccezione di Hog e di Green Ox, che in realtà non è leggero per niente Green Ox, se giocato. È può vero. Essere molto angosciante. Però... se lo giochi così, sì. Se lo giochi, però... cioè se gli dai un mood, tu sì. Esatto. Però a me piacciono molto i giochi un po'... che devi uscire e dire che bella questa sessione, cavoli, ho fatto, no? Però sì, con quel retrogusto angosciantino alla Vampire Hunter. Sono d'accordo. Tra l'altro a me dispiace di non aver mai provato Sine Requiem proprio per questo. Cioè, sì.
E penso che sia uno di, proprio uno di quei giochi che ti regala questa, questa sensazione, sì, qui. Assolutamente. Assolutamente, sì, sì, sì. E andando avanti, io ti direi Project Top. Questo non lo conosco. Di cosa parla? Project Top, che è questo qui. Che è molto, molto rovinato. Cioè, notare lo stato. Sono supereroi. Okay. Per a chi piacciono i supereroi, nel senso puoi farli DC, Marvel, supereroi che vuoi tu. Project Hope, a differenza di Urban Heroes, che è un altro manuale, non so se conosci. Sì, conosco. Urban Heroes è più terra-terra. Mm-hmm. Cioè, per supereroi, diciamo, non Superman. In Project Hope, okay, ti può capitare, se giochi col personaggio, puoi anche fare un Superman. Ok. Quindi è un gioco che effettivamente va un po' in contrasto rispetto a ciò che mi piace di solito, perché qui sei forte, nel senso vai che a un certo livello... a un certo livello lo spazio e il tempo non hanno più molto senso. Però la lore è molto bella, e infatti ho lì tutta una serie di manualetti di progetti che sono usciti, che scavano bene l'ambientazione, quindi un master può semplicemente leggerli e prendere spunto da lì. È sui supereroi, che è un'altra tematica che a me, se fatti in un certo modo, non mi dispiacciono. Mm-hmm. Solo se fatti in un certo modo. Forse, certo. Esatto. Ma ha una pecca, Project Top, mannaggia, che è il combattimento. Ok. Perché si va tramite vignette, cioè non turni. Ah, ok. È qualcosa che sembra molto figo, ma almeno quando l'abbiamo giocato noi con il mio gruppo, un combattimento iniziava alle 9:30 e finiva alle 11:30. Perché devi tirare una secchia di... Oddio, non mi ricordo più se di 10. Stefano però ci giocava anche lui, anche Danny Focaccina, quindi magari me lo ricordano loro. Mi sembra di 10 proprio, però veramente delle secchiate. Le secchiate, cioè, di dadi, madonna. Enormi, e poi usa questo modificatore, cioè è molto matematico. Mm-hmm. Questo io devo dirlo. Ai ai ai. Eh sì, purtroppo sì, però bello. Se a uno piacciono i supereroi, soprattutto quelli un pochettino più power, deve prendere Project Top e tutte le varie espansioni. Oppure ripiegare su Urban Heroes, se vuole restare un po' più low magic. sì. Effettivamente sì. Ecco, vagonate di D10, console, Madonna. Console e modificatore. È vero, bello ma tosto. Sì. Questo va proprio in netto contrasto, però mi ricordo che mi era piaciuto davvero tanto, e anche lì però non l'ho giocato, l'ho masterato. Vabbè, ci sta. Va. Per un annetto, quindi... Vabbè, anche durato un po', quindi vuol dire che comunque sopperiva bene al combattimento un po' carente, diciamo. Sì, non con tutto il gruppo, ma con un gruppo ristretto, erano quattro giocatori, tutti molto appassionati di supereroi, che l'ha resa davvero bella, perché loro... Si vedeva che erano proprio, no, nel presi bene, ok. E che poi conoscevano bene tutta la lore dei personaggi, quindi li utilizzavano a pieno. Ecco. Danny ha giocato di 10, poi potevi abbassarti la soglia di difficoltà, eccetera, ma il sistema a me non piaceva moltissimo. L'ambientazione da supereroi era nella Seconda Guerra Mondiale, durante la Seconda Guerra Mondiale, era fantastica, sì. Perché prendevi anche delle missioni, come al solito, se prendi delle cose anche che sono successe nella realtà e le devi un po' distorcere, vengono delle belle trame. Ah, bello. E, se posso, allora, io adesso citerei un gioco che secondo me è sulla linea del bordo tra GDR e non GDR, che è, non so se l'hai mai sentito, Everyone is John. L'ho sentito. Ok. Molto giocato. Allora, in realtà è molto semplice come gioco. Tu praticamente, tu master, ok? Sì. Sei John. John è un personaggio senza qualità. Cioè lui non ha nessuna qualità. Assolutamente niente. Guarda, ho già preso in mano la matita, sto già scrivendo il titolo.
Non sai fare niente, ma i giocatori che ci sono sono le voci nella testa di John, che quindi lo devono portare a fare delle cose e gli danno la possibilità di fare meglio altre cose, cioè tipo c'è la voce che lo rende particolarmente più forte, la voce che lo rende più veloce, più capace di affabulare il prossimo, non so come dirlo, che charma, eccetera. E loro, praticamente i giocatori, andranno a giocare l'uno contro l'altro cercando di prendere possesso di John e fare delle fantasie che hanno, cioè tu di solito setti due o tre fantasie, a difficoltà crescente, cioè tipo voglio entrare in un negozio e vestirmi da donna, ok? Facile, perché è facile farlo. E poi invece ci saranno sempre più difficili, tipo... uno dei miei giocatori una volta ha detto: ah, voglio catturare un'orca. Un'orca animale, immagino, non un'orca. Sì, certo, sì, no. No, era un'orca, tra l'altro in un acquario, poverina. Ok. E quindi niente, cioè, questo gioco è sostanzialmente appunto a metà tra il GDR e quasi il board game, perché comunque ci sono le bet, cioè tu hai tot gettoni che puoi usare prima per prendere il controllo di John e poi invece quando devi fare una prova, che sono per aggiungere abilità, punti abilità, tu tiri un D6 e devi fare un tot a seconda di qual è l'azione che vuoi fare, ok? Bello. È molto carino. Mi ricorda Dani, che è un gioco da tavolo dove c'è anche qui la storia delle personalità che devono giocare, però questo è un gioco da tavolo, quindi non okay, è... Okay, molto però no, anche quello non lo conosco, tanto mi segno anche quello. Sì. Sai che forse la casa, non vorrei dire una cretinata, ma mi sembra che abbia fallito, no? Sì. Oppure di sì, non lo so. Vabbè, ma... dopo mi... Però sì, si chiama Dani proprio, cioè Dani. Come nome. Sì. D-A-N-I, ok. Ok, poi ecco, Paranoia ne avete già parlato, ci chiede Giorgio. No, tu lo conosci? No. Paranoia? No, non lo conosco. Cos'è? È un GDR, immagino. Ma non l'ho mai sentito. Non l'hai mai sentito neanche tu? Ce ne stanno dicendo un sacco che non ho mai sentito. Veramente? Questa cosa mi piace un sacco. Veramente? Segno tutto. Poi guarda, poi io posso fare Vampiri l'hai detto tu. Tu l'hai detto tu. Sì. Ho detto Sinerequie, ma cito velocemente anche l'ultima bomba e l'ultima torcia, che sono estremamente super snelli, davvero. Cioè, si può giocare fantasy o post-apocalittico. Io qui, tra l'altro, non so se si vede, non la tiro fuori perché è qua, dove c'è il dito. Questa cosa, questa scatola enorme, è l'ultima bomba, quindi post-apocalittico, molto snelli, davvero, sistema molto facile. Lo consiglio appunto se per campagne corte, ma anche di qualche mese. Cioè io campagne di qualche mese. Col D10. Il D10 System, quindi, ok. Non hai tarocchi, D10 System. Okay, okay. Ci dicono che Paranoia è un vecchio GDR anni 80. No. Ah, ok. No. Allora andrò a guardarmelo, se c'è qualcosa. Sì. E altro che avevi segnato? Allora, io c'è una cosa di cui non posso parlare, cioè nel senso posso citarlo perché mi piace la lore, però non l'ho ancora studiato e non l'ho ancora giocato, che è il re in giallo, che dovrebbe essere qua. Sì, è qua. Porca, l'ho sentito tantissime volte, non riesco a capire di cosa parla. Allora, il re in giallo praticamente, tu hai presente la raccolta di racconti di Chambers? Ok, quella da cui ha preso Lovecraft, eccetera, ok. Il re in giallo, il tomo del re in giallo, è un po' il centro di questo GDR, che però è diviso in quattro manualetti. Ok. Il primo manualetto è ambientato a Parigi, dove i giocatori sono normalmente degli studenti, ok? Sì. Come esattamente i protagonisti della prima storia, se non sbaglio. In cui succedono cose misteriose e devono capire cosa c'entra questo re in giallo. Il secondo manualetto è piena guerra,
Ok, quindi okay. C'è la fazione del re in giallo che ha iniziato ad attaccare il mondo, okay. E c'è questa battaglia in corso, ok? Okay. Il terzo manualetto, se non sbaglio, dovrebbe essere dopo la vittoria sul re in giallo, quindi cosa succede dopo, eccetera. E poi c'è l'ultimo manuale, che il concept è il mio preferito, che è tutto va bene, tutto funziona, è tutto a posto. Ma siamo bene. Sicuri che è così? Infatti lo sto leggendo piano piano quando riesco, eccetera, però è bello corposo. Come gioco il sistema bello. È abbastanza semplice, è il gumshoe, il gumshoe, però appunto cioè, sono quattro bei manualetti da leggersi, da sviscerarsi un po', eccetera, però vale la pena, cioè nel senso io lo sto leggendo e mi sta piacendo. E poi vorrei citare un paio di giochi che non ho ancora giocato, però su cui mi sono informato tanto. Okay. E che uno è un gioco che mi ha preso alla sprovvista, ovvero La Leggenda dei Cinque Anelli. Sì. Ok. La Leggenda dei Cinque Anelli è nato, cioè l'interesse è nato perché il mio master continuava a parlare di questa Leggenda dei Cinque Anelli, e io sapevo soltanto che era un gioco sui samurai. Okay. Ora, i samurai non sono mai stati qualcosa che mi interessasse particolarmente a livello di lore, cioè nel senso non erano il mio, ok? Sì, sì, sì. E quindi mi sono detto, ok, questo gioco qua probabilmente non mi interesserà. E lui mi ha detto, va bene, seguiti il podcast che ha fatto il Musta, sì. Che si chiama L'Izzakaya del Piccolo Maestro. Sì, 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 ho sentito. E dimmi cosa ne pensi. Io ho appena finito questo podcast e posso dire che voglio giocare alla Leggenda dei Cinque Anelli adesso, maledizione. Bello. Perché bello. È un gioco sui samurai basato su un gioco di carte, quindi super strutturato a livello di regole, eccetera, ma che è quasi totalmente incentrato sull'emotività dei personaggi. Ah, ok. È proprio basato su come il tuo samurai ti si sente, qual è il suo dovere, qual è il suo desiderio, che andranno in conflitto e quindi si spaccherà tutto. Ci sono i diversi clan che hanno un sacco di robe strainteressanti. C'è il fatto che, per esempio, nel Rokugan, il Rokugan è questo Giappone, diciamo, a metà tra il Giappone e la Cina, c'è una muraglia che lo difende dal resto. La verità è stabilita dai più alti in grado. Okay. Cioè, samurai di base non mente. Ok. Quindi, se un samurai di alto livello dice una cosa, deve essere per forza la realtà. Certo. E lì quindi diventa la realtà per tutti, ma lo è effettivamente? Boh. Bello, però. È molto figo. È molto figo la legge. Si chiama La Leggenda dei Cinque Anelli, giusto? La Leggenda dei Cinque Anelli, sì. Okay. E ogni clan è studiato perché, tipo, ci deve essere sempre un certo equilibrio tra i clan, perché comunque tra il potere, eccetera, c'è l'imperatore, che è al di sopra dei clan, però ovviamente nessun clan deve diventare più forte e potente degli altri. E quindi, per esempio, c'è un clan, che è il clan dello Scorpione, che ha deciso io sarò il vostro nemico. Cioè, nel senso, loro fanno delle cose che possono essere considerate contro la legge, ma in realtà lo fanno per non far diventare troppo forte un clan piuttosto che un altro. Certo. Quindi, cioè, allora, è tutto proprio... Qui ti chiedono se i Cinque Anelli hanno qualcosa in comune con Pendragon, dove hai i valori come caratteristica. No. No, qua sono proprio cose diverse, cioè qua ogni anello ha una forma particolare, quindi sono tipo l'anello dell'acqua, del fuoco, della terra, sì. Eccetera, e ognuno pertiene a una cosa diversa, tipo quello del fuoco è per la battaglia, per le cose fisiche, e invece quello dell'acqua è per la grazia, la destrezza, eccetera, e via così andando, insomma. Sì. E comunque niente, cioè mi sono proprio immerso in questa lore incredibile che riprende dalla mitologia giapponese, ma in realtà la rifà, la disfa, eccetera. Poi c'è veramente, c'è fuori da questa muraglia, c'è il male proprio, cioè c'è questo male incredibile che corrode proprio le cose,
e c'è tipo un clan, che è il clan del granchio, che è letteralmente piazzato lì sulla muraglia a buttare giù le cose che salgono. Ma che figo! No, è bello, bello, lo guarderò. Io qua, tra l'altro, ti consiglio un sacco la Lizakaya, che è appunto il podcast che ho sentito, perché è fatto proprio bene. Non è un ti spiego le regole, ma è un a prescindere tu devi leggere il manuale, però questa è la mia interpretazione del mondo di gioco. Ah, ok, perfetto. Quindi mi piace tutti quanti, strabello, strabello. Poi a te secondo me piacerà anche soprattutto per questa grande importanza che ha la psicologia del personaggio, che è la base. È la base. E poi è bello perché tipo è il primo GDR che, interpretato eccetera, mi dice tu devi essere fuori dal tuo personaggio, non dentro. Perché tu non ti devi comportare come tu vorresti che il personaggio si comportasse o come lui dovrebbe comportarsi, ma come lui, come il suo carattere gli direbbe di fare. Che è un po' difficile come concetto, però è molto profondo. Cioè devi guardarlo al di fuori e lui dice anche il tuo personaggio spesso e volentieri ti dovrebbe stare antipatico. Sì. Perché c'è proprio diversissima da te, assolutamente dentro questo sistema dell'onore, molto figo. A te è mai capitato? Perché a me è capitato spesso che i miei personaggi... Che non mi stessero simpatici? Sì. A me sì. Non spesso, però alcune volte sì. Alcune volte sì. Però devo dire che alcuni dei migliori che ho giocato meglio, non dico i migliori è bellissimo, però ti dico quelli che ho giocato meglio, sono quelli che erano un po' più diversi da me. Sì. Cioè, tipo, il mio personaggio di Seven Sea, per esempio, era un contadinotto che si riteneva il più intelligente del suo villaggio e che quindi era uscito all'avventura perché voleva dimostrare a tutto il mondo che era intelligente lui, che in realtà era uno stupidotto, cioè nel senso non era... Sì. Però cioè, ci abbiamo giocato bene io e lui perché... siamo cresciuti insieme, diciamo, nonostante l'avventura sia durata appunto quegli 8 mesi che ti dicevo. Beh, però cioè, proprio vissuto appieno, quindi sì, son d'accordo con quello che dici. Ma a te stanno proprio antipatici alcuni dei tuoi personaggi? Sì, io non vedo l'ora che gli succeda qualcosa di brutto. Ci sono dei personaggi, madonna mia, che li faccio, li interpreto e dico porca miseria, ma cioè arriva qualcuno e mi ammazza, perché mi rendo conto che è dura, soprattutto quelli tipo vampiri, per ritornare al discorso di vampiri. Avevo fatto una ventru che sinceramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei fatta fuori impalettata tanto prima, cioè quindi perché era molto un dito in tasca, certo. Spero di dove stava quel dito, ma in tasca. Però sì. Però è vero, i personaggi che mi piacciono di più interpretare anche per me sono quelli molto diversi da come sono io. Cioè, nel senso, più li faccio diversi, più li gioco con delle caratteristiche caratteriali diverse dalle mie, e più mi diverto. Perché comunque è un errore abbastanza frequente nel gioco di ruolo il fatto di trasporsi un po' nel gioco. No, io voglio proprio... Infatti sono di solito personaggi appunto che agiscono in un modo che nella realtà io non mi comporterei mai. Certo. Non farei mai. La base. Sì. Forse. Dunque, qui ci stanno lasciando un po' di commenti che mi sono perso un po' con la live, avete parlato di Savage World. Oh, Savage World l'ho giocato. Sì, molto bello. Savage World l'ho giocato, però l'ho giocato proprio in un'avventura proprio one shot, one kill. Cioè aveva neanche un nome il mio personaggio, era un agente segreto, bardato, eccetera, che non si vedeva neanche la faccia, quindi... Sì. No, è molto bello, È una bella base di partenza. Sì. Poi qui dice, mai fatti GDR su Final Fantasy? Allora... Final Fantasy, sì, tipo Fabula Ultima. Esatto. Allora, io Fabula Ultima non l'ho ancora visto giocare, eccetera, e il mio master l'ha comprato, lo sta già leggendo, mi ha già spiegato la questione dei punti Fabula, eccetera.
però non posso ancora dare una un parere sulla cosa, sì, perché appunto non lo fa. Però Final Fantasy è un ottimo punto di partenza, perché il 10 è tipo uno dei miei giochi preferiti di sempre. Ah, il 10? Sì. Aspetta, il 10 è quello con... Tidus. Tidus, ok. Ok, quindi... per me è il 7, quindi... Eh sì, immagino, che di solito c'è o il 7 o l'8 o il 10. Sì, 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 è vero, il 10 è quello... Mamma, è tristissimo il 10, porca. Non poteva non piacermi. È tristissimo, molto bellissimo, lei che danza sull'acqua, che scema... Veramente assurda. Io non so come possa venire a un essere umano un'idea del genere così bella. Qui abbiamo Ryu Tama. Avete avuto modo di leggerlo? No. Spire sì, però. Sì, Spire l'ho giocato. Sì. Anch'io. È molto, molto, molto carino, molto dark. Sì. Io l'ho giocato con proprio la casa editrice, che... qua sul canale, tra l'altro, dovrebbe esserci ancora la live, quindi proprio l'avevo fatto online e mi era piaciuto tanto. È stata una one shot molto intensa, ma merita tanto. Mi piacerebbe approfondire ancora di più. Anche a me, cioè non gli avevo dato molto credito, anche perché parlava di draw, e quindi ho detto okay. Però invece è bello. Beh, mi ero divertita molto. Cioè, mi ero divertita, anche se in realtà l'ambientazione è bella tosta, nel senso che... Sì, è molto serio, molto, molto impostato, diciamo. Sì. Però qui stanno fioccando i titoli. Necronica, giusto? No. Non ho idea. No. Però no. Sì. Monica, non so cosa sia. Christopher, vieni anche tu. La prossima live, ti prego. Ma veramente, così ci aggiungi roba. Sì, tra veramente. L'altro... Invece a Modena ho scoperto Vaisen, che non so se hai sentito. No, non l'ho già giocato, ma l'ho sentito. Neanch'io l'ho giocato, l'ha preso sempre il mio master, però mi ha spiegato un po' la lore ed è una roba assurda, molto figa. Sì. Così nordica, no, così no, molto folk. No, io a Modena ho preso Fallout, manuale. Che è assolutamente strabasato sul omonimo videogioco. E lo stiamo giocando proprio adesso ci siamo stoppati perché è l'estate, quindi riprendiamo a settembre perché alcuni sono stati in vacanza, sono tornati a casa. Però mi sta piacendo tanto. Vorremmo evitare l'effetto costruisci il tuo villaggio, gestisci, cioè l'effetto gestionale, perché l'effetto Age of Empire, bravo, perché se da una parte si presta molto a questo, cioè c'è molto da costruire le armi, le armature, le medicine, cioè c'è molto da costruire, appunto. Dall'altro, dopo un po', io un post apocalittico lo vorrei più, cioè voglio sentirla un po' la sensazione di pericolo, voglio più azione, più... non voglio stare lì a giocare a... C'era un gioco famoso che era Little Village, no? Una cosa del genere. Devi costruire farm qualcosa che dovevi fare. Ah, Farmville! Esatto, Farmville, vorrei giocare okay. Sì. Ho il mio orto, il mio banco lavoro e punto e basta. Vabbè, ci sta, e effettivamente, ha senso. Ma tu diresti che è accessibile anche a chi non ha giocato e non sa niente del gioco? Sincera. Sì, ma chi l'ha giocato lo apprezza enormemente di più. Ok. Però c'è scritto tutto, cioè nel manuale ti spiega davvero tutto. Sì, no. Anche chi non l'ha giocato, chi non ha mai giocato i videogiochi, non penso che ci siano grossi problemi. Il master, magari eccolo, sarebbe bello se almeno il master avesse giocato ai videogiochi. Certo. Così almeno chi te lo spiega. Che in generale è sempre, cioè ogni gioco, secondo me, il master deve avere un background di ciò di cui si parla banalmente. Cioè, sì. Perché dà qualcosa in più, non che sia obbligatorio, cioè non è che se Master o Call of Cthulhu deve avermi letto tutto Lovecraft. Sì, certo, qualcosa però sì.
Qui parlando di necronica, mm-hmm. penso che si dica così, che l'accento sia giusto, dice che edito da narrativa GDR giapponese, dove tu interpreti un golem di carne, spesso fatto con parti umane, dove il mondo è finito, nulla è più in vita, i giocatori sono bambole nelle mani del necromante, cioè il master, mm-hmm. che dà le missioni per il mondo, hanno oggetti che sono le loro memorie, il corpo può morire fin quando resta la coscienza e tu scommetti. Allegro. Sembra molto carino. Molto carino. Mi ricordo su una cosa che ti tiene in vita molto, molto malato. Sì, è molto strano, esatto. Sì. A proposito di questo, e poi veramente sono le 8, madonna, ti ho rapito. Giusti. No, vabbè. Ma molto volentieri, cioè ho mille nuove cose su cui informarmi. Non so se si è vista, però ero tipo così, ho guardato, ho detto 19:50. Come? Pensavo 17, vabbè. Voi avete, quando giocate, le famose save world o cose così? Perché io no, nel senso, okay. però spiego nel senso che ho un gruppo rodato, mm-hmm. ci conosciamo tutti, bene o male sappiamo tutti le sensibilità dell'altro e quindi non abbiamo bisogno di utilizzarle. Mm-hmm. E anche perché di solito, dato che in genere mastero spesso e volentieri, descrivo l'ambientazione prima e quindi già nella descrizione dico: questo è un gioco che tocca quella tematica. Mm-hmm. Insomma, sappiate che si finirà in questo modo, insomma, che verranno toccate certi argomenti un po' sensibili. Però Save World io in realtà l'ho solo, e anche lì non c'è stato bisogno, a Modena, quando ho masterato Sine Requie, che però... Anche io ho beccato un tavolo di giocatori che conoscevano già il gioco, mi hanno detto no, sappiamo già tutto, siamo pronti a morire tranquillamente. Okay, perfetto. No, allora, io per quanto riguarda il party con cui sto giocando ormai da 2 o 3 anni, il master ci tiene ogni volta a fare il discorso iniziale la X-card. Quindi, ah, ok. Se parla di qualcosa, no, ok, fermi, andiamo oltre. Se a qualcuno dispiace qualcosa in particolare, sì. Sulle safe word, no, perché nel senso che comunque sia, bene o male, ci conosciamo, sappiamo da prima. Lui ci chiede prima se c'è qualche argomento che non vogliamo trattare. Però devo dire che per fortuna fino adesso non c'è stato il caso di usarle, cioè non abbiamo mai usato né X-card né limitazioni varie ed eventuali, niente. Quindi ci sta, cioè capisco chi lo fa, nel senso che comunque se già hai un problema è giusto che tu non venga costretto a, perché comunque il gioco di ruolo deve essere uno spazio sicuro in cui anche se hai delle emozioni forti, perché provi delle emozioni forti quando giochi bene un personaggio, però comunque deve essere una simulazione. Scritto, esatto. Quindi esatto. Quando tu ti astrai lo senti, ma quando ritorni in te stesso sei di nuovo a posto. Sì. Cioè non deve andare a peggiorare la tua salute, diciamo. Certo. Ora qui dicono, appunto, in Fabula Ultima c'è tutto un capitolo dedicato al disagio, al mettere a disagio i giocatori. 30 anni fa questa sensibilità non c'era, ma le persone, i tempi, la società appunto cambia. Ma infatti io sono super pro a questo sdoganamento della sensibilità. Cioè io penso che davvero ci sia bisogno sempre di più di attimi in cui ci si ferma un secondo a pensare se la persona con cui sto parlando, se posso fare qualcosa che non mi costi tanto, che faccia stare meglio l'altra persona. Okay. Cioè, sembra un discorso buonista, e in parte lo è, ma non mi interessa, nel senso che comunque sia il mondo, secondo me, il mondo che vorrei, il mondo che secondo me bisognerebbe portare avanti, è un mondo in cui le persone si fermano un secondo a decidere se quello che stanno per dire lo devono dire per forza nel modo che hanno nella mente, oppure se ci devono girare attorno. Cioè non una questione di censura, cioè non ti dico questa cosa non la devi dire, però quello che stai dicendo ha un significato forte e preciso che non va a per forza contro qualcuno. Poi questo è ovviamente un mio pensiero, è assolutamente... Vabbè, è sicuramente un pensiero...
ma è molto complesso come argomento, perché è molto complesso e secondo me dovremmo toccarlo in un'altra live dedicata, sì, quantomeno a questo. Io sono però molto... in generale sto parlando di GDR, una volta che si è al tavolo, una volta che si stanno giocando i personaggi, per me via libera, Tana libera tutti. Sì, 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 sì. Tendenzialmente, sì. Però lo dico da giocatrice che gioca appunto con un gruppo di 10 anni. Certo, mm-hmm, che appunto a Modena è stato giusto, appunto, gli organizzatori, certo, mi hanno detto, insomma, guarda che non sai chi ti trovi davanti. Hai davanti sconosciuti, giustamente. In questo caso una un po' di remore le ho. Con i miei amici no, zero, nel senso che... E beh, quando conosce così bene... Non è vero, ma è vero, però. Tra l'altro, posso chiedere, nei tuoi gruppi di gioco, eccetera, storie tra personaggi, quante volte vi sono capitate? Storie, love story? Sì, love story o storie banalmente fisiche tra i personaggi, perché a noi è successo una volta sola, credo, una, sì, o due volte, comunque rarissimamente, e volevo sentire se ad altri succede più spesso rispetto a noi. Allora, sì, una volta è successo a me, mm-hmm, però in effetti non succede spesso. Capito. Una volta e basta. No, forse un paio di volte. Però no, non è una dinamica che succede spesso. Perché senso, anche quello, cioè, mi interessano quelle dinamiche strane in cui devi metterti così tanto nel tuo personaggio da simulare addirittura un interesse proprio o sentimentale o fisico, poi, sessuale, con, no, con i PNG, sì. Vabbè, quelli sono tutti apposta. Si apre proprio... apposta. Esatto. Coi PG sai che mi è capitato una volta in una campagna post-apocalittica, una volta con nel Soviet di Sine Requie, che è documentato su YouTube, con Fabio Passamonti, che però non era una love story, era più una storia tra molto, molto, molto soft, ma era una cosa proprio in secondo piano. Okay. E solo un'altra volta. Vabbè, ci sta. Ma in realtà no, perché i miei personaggi, cioè, di solito faccio personaggi, come ho detto, non proprio l'anima della festa. Il primo con cui ti vorresti accoppiare, diciamo, certo, no? Che vorresti, certo, apprezzare così. Sono un po', io, ognuno ha i suoi gusti, per carità, non è che... Sono un po' come lo yogurt greco, vanno apprezzati col tempo, piano piano, non tutti. Però magari non ogni volta, ogni piezza spinta, giustamente. Esatto. No, ci sta. Io qui ci sono ancora un sacco di commenti, io a questo punto ti inviterei per un'altra live... Non so quando, non so se sei disponibile, non te l'ho anticipato prima, quindi è proprio... Ma lo sono, non ti preoccupare. Quindi io ti inviterei per un'altra live, magari decidiamo il giorno, però per andare avanti appunto... Sentiamo poi per... Questo assolutamente. Discorso, perché ci sono ancora tanti GDR... Tanti argomenti da trattare, tante cose... Esatto, sì, tanti, sì, GDR da proporre, poi anche le tematiche che hai tirato fuori mi sembra che siano... Cioè, almeno a me interessano, quindi... Anche a me, cioè... Tutto ciò che riguarda la comunicazione, eccetera, così, e sono super interessato. E poi, tra l'altro, non abbiamo neanche toccato il cinema, voglio dire. Esatto. Va bene, allora, io qui ci sono un po' di commenti che, appunto, dicono io sono sdoppiato da un lato il vittimismo, piangersi addosso, lo divertono, ma dall'altro non gli piace se uno soffre e sta male, ok? Giusto? Vediamo un po' altre. Una live dedicata alle varie case editrici. Shout out alla Kaizu. Ah sì, hai ragione, la Kaizu Press. Mm-hmm. Che avevo dei manuali pronti. Sconosciuta che si dedica a opere folli. Giusto, vero. Questo lo sapevo. Eri pronta. Esatto. Qui dice che non succede spesso di innamorarsi dei PG, come non succede spesso di innamorarsi dei colleghi di lavoro. Vabbè. Giusto. Ci può stare come ragionamento. Sì, va bene. Allora replichiamo se vuoi. Gusti, sì, volentieri. E vediamo un po' di farci un altro ret di live. Magari stavolta preparerò un altro schema dei miei.
Esatto, vengo anch'io preparata, vengo anch'io con, giuro, prometto. Fai l'Excel direttamente. Esatto, esatto, esatto. Va bene, grazie mille. Allora io grazie, veramente grazie a te e grazie a chi ci ha seguito. Grazie mille, ci sono un po' di domande, almeno io, ma insomma se vuoi rispondere anche tu ci sono ancora un po' di domandine, così almeno rispondiamo a tutti. E ci sentiamo poi, insomma, questa settimana, quando ci mettiamo d'accordo e poi faccio uscire eventualmente una locandina dove parleremo ancora appunto dei GDR di cui non abbiamo parlato oggi. Perfetto, no problem. Okay. Grazie mille, scusate se abbiamo sforato tantissimo col tempo, però è stato molto piacevole. Ne valsa la pena. Grazie mille a tutti. Ciao. Ciao.